È stato sottoscritto nella mattinata di ieri, presso l'assessorato all'agricoltura della Regione, il protocollo d'intesa per lo sviluppo di misure per la conservazione della lepre italica in Campania. L'accordo è stato stipulato tra la Regione Campania, l'Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diana e Alburni, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e l'Istituto per la Gestione della Fauna. Si tratta del Piano Nazionale d'Azione per la Conservazione della Lepre Italica, attuato dal Ministero dell'Ambiente. La lepre italica è una specie caratteristica dell'Italia centro-meridionale, riconosciuta nel 1998 come specie diversa dalla lepre europea, vulnerabile e a rischio estinzione. È per questo che nel 2000 il Ministero dell'Ambiente ha elaborato un Piano Nazionale di Azione per la Conservazione di questa specie, che prevede accordi tra le pubbliche amministrazioni, il mondo della ricerca e gli operatori della conservazione della natura, affinché possano essere intraprese azioni sinergiche. Il protocollo arriva dopo diversi anni di approfondimenti scientifici e sancisce non solo l'interesse della Regione nella conservazione di questa specie, ma anche il suo ruolo primario in una delle azioni prioritarie previste dal Piano Nazionale, ossia la realizzazione di nuclei di riproduzione in stato controllato finalizzati ad avviare attività di reintroduzione in tutto il territorio regionale, dichiara Daniela Nunez, assessora all'agricoltura della Regione Campania. Per contribuire alla tutela della lepre italica, la Regione intende rendere fruibili le proprie aziende forestali regionali. Si tratta di un atto estremamente importante per importanti azioni nelle politiche di conservazione della natura e della fauna del nostro territorio regionale, conclude la Nunez. In Campania, l'unica area in cui è stata individuata la lepre italica si trova proprio all'interno del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.